Allora, io non farei nemmeno i saluti stavolta perché Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, 50 km all'ora sarebbero anche pochi per la velocità con la quale noi dobbiamo dire tutte le cose che dobbiamo dire per quanto riguarda questo film, 50 km all'ora con me, Gloria Satta. Ecco. Di parlare veloce, t'avevo detto, Glo, si deve parlare veloce. Allora, subito la La clip. clip, la clip. Ah, vedi. Mio fratello. Guarda dove siamo, ancora nel Medioevo. Ma perché non te ne sei mai andato? Prima sei andata la mamma, poi te ne sei andato tu. È molto bella. Comunque guarda che alla fine sarà un po' addolcito, eh. Quando vedi Guido, per favore, digli che è una merda. Oh, ci sono ancora le regole del nostro viaggio. Ma ci sono ancora i motorini. Vorresti portare il babbo fino a Cervia in motorino. E vado a sparpagliare il babbo. Oh, se vi fermate ci vediamo dentro, eh? No, non credono. Te lo giuro, non l'ho mai visto, ma ce l'ho! Cosa? Un figlio! Non ti sei mai preso una responsabilità in vita tua, mai. Tutta la tua vita è stata solo paura. No! No, faccio niente. Ma porca troia. Ma anche tu sei fuggito da lui, ma alla fine hai abbandonato me. Vaffanculo a questa vita da zombie! Logico, sì, è logico. Una idea. Clappa! Di domande ne ho tante e che vorrei proprio qualche risposta. Avete qualche bagaglio? No, mi spiace, portiamo solo le cenere di nostro padre e tanta amarezza. Portiamo noi stessi. Logico, sì, è logico. Allora, benvenuti. Dalla clip avete capito, siete due fratelli che più diversi non si può, vi rincontrate il giorno del funerale di vostro padre, dovete portare queste benedette ceneri sulla tomba della mamma, fate un viaggio on the road attraverso l'Emilia e la Romagna incontrando cose di ogni tipo, persone di ogni tipo, che anche questa è una cosa bella del film. Ecco, questo è un film veramente molto bello perché è una commedia che parla anche con tanta tenerezza. Allora, di rapporti fra fratelli. Sono finalmente vediamo tanti uomini tossici in questo momento al cinema, e questa invece è una commedia al maschile con molte tenerezza, sentimenti. In certi momenti ci si commuove, si ride sempre. Ecco, intanto voi vi siete conosciuti in questa occasione. Com'è nato il vostro sodalizio? È nato prima, nel senso che non ci conosciamo benissimo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, io l'avevo chiamato per fargli i complimenti per il suo... per la sua interpretazione in Veloce come il vento, non lo conoscevo, ho cercato il suo numero, ma ci siamo sempre visti così come capita in questo lavoro. Per questo film invece ci siamo dovuti sentire subito, gli ho mandato il copione prima, a lui è piaciuto e quindi da lì abbiamo cominciato invece a entrare nel personaggio, abbiamo cominciato a confrontarci, a costruire insieme questi due fratelli. Stefano, il tuo personaggio non è proprio edificante, che cosa ti è piaciuto di questo personaggio? Mi è piaciuto che non è molto edificante, cioè è molto divertente, liberatorio fare un personaggio così, poi nella prima parte tutto sempre surfando sull'ironia, su uno spirito brillante. Quello secondo me è una marcia in più, è come quando hanno messo la quinta nelle macchine, adesso la sesta, cioè è molto liberatorio poter interpretare un personaggio così, che comunque nel viaggio che questi due personaggi fanno riscoprono questo rapporto di fratellanza, e quindi toglie anche un po' questa corazza, questa maschera, e appunto si riapre anche a delle emozioni, a delle sensazioni più fragili, insomma, che ha nascosto per tanto tempo. Ma insomma, è un rapporto in cui questo aspetto, come dicevi giustamente tu, è fondamentale. Ecco. Oh, allora scusami, Gloria, uno è un sì, l'altro cos'è? Uno è un ciao e uno è un califone. I due califone, era califone quello con la cosa dietro. Califone è il suo, quello più elaborato. Califone, più elaborato, un po' più, vistoso. Smargiasso. Smargiasso, diciamo. Sborone, come si dice. Diciamo.
invece l'altro un pochino un po' più vacca boia, a proposito, sì, di esatto, citazione un po' più vacca boia. Senti, Fabio, tu sei anche regista di questo, sì, film, ci sono, ci hai messo delle scene che ci hanno lasciato senza fiato, cioè c'è una scena in cui voi ballate scatenati in una balera, una, sì, delle tante tappe di questo viaggio, ballate sui tavoli, beh, come avete fatto? Quanto tempo vi siete preparati per queste scene? Non abbastanza, cioè che siamo stati anche bravi io e lui a ritagliarci ogni tanto qualche momento per ripassare i passi. Poi io ho il problema di doverli girare, di dover girare la scena di massa con tanta gente, quindi è stato complicato. Poi l'entusiasmo nostro di fare, non so perché ci ha preso questa verve, e quindi abbiamo continuato a fare questo ballo all'infinito, complice il regista che continuava a chiederci di farne un'altra, e quindi abbiamo, anche grazie insomma al direttore della fotografia, siamo riusciti ad avere tante inquadrature per poter poi restituire un... Scusate, posso chiedere a proposito di questo, Stefano e sì, Fabio, siete preparati? Perché lo sapete che diciamo qualche copia sta girando, una di queste è arrivata a Ballando con le Stelle. Bravo. Sì. Sì. Ma noi siamo in finale, non so se si è saputo. Ah, no, non si poteva dire, segnatela sta cosa subito, per favore. Ma è uscito purtroppo, scusa, la sorpresa. No, sì, adesso sì, non so come dire a Mammucari, però vabbè. No, siamo stati alla green card, abbiamo avuto proprio, hanno visto il ballo. Noi votiamo subito, è inutile, beh, ecco. Ma giustamente. Senti, possiamo dire che abbiamo già vinto praticamente. Siamo i campioni, nuovi campioni. È un po' come Sanremo. Noi... Per meglio tacco di Bologna, dicono. A proposito di Bologna, questo è un film, tra l'altro, personaggio importante, il territorio, sono i posti che attraversate, sì, la tua Romagna e la tua Emilia, ecco, in che modo sono diverse Emilia e Romagna, che noi mettiamo sempre col trattino? Sono diverse ma simili, la radice è comune, il suono della lingua, anche se varia come in tutto il resto d'Italia, secondo, dopo una curva, però in linea di massima c'è un suono comune, la Z un po' così, la S un po' caricata, poi cambia come normale avvenga attraversando un territorio così ampio, poi l'Emilia-Romagna è messa di traverso, quindi tocca da una parte l'Adriatico, dall'altra è quasi vicina anche all'altro mare ed è sopra, va a confinare con la Lombardia, quindi è piena di diversità, però il terreno, il territorio è lo stesso. Dico quella cosa lì? Prego. La dico? Sì. Quella che dico sempre? Sì, a me differenza piace. Differenza fra Emilia e Romagna? E poi rispondo con quell'altra che dico. Dai, forza. Sì, dai. Questo è un grande classico. Sentiamolo. Tu parti dalla via Emilia, da Piacenza, vai giù verso il mare e ti fermi ad ogni porta, bussi e dici ho sete, finché ti danno l'acqua sei in Emilia, appena ti danno il vino sei in Romagna. E tu invece che aggiungi? Aggiungo che assieme all'acqua in Emilia, se chiedi da mangiare, ti danno le tagliatelle, i tortellini, le lasagne e anche del buon prosciutto. In Romagna ti danno il vino perché devi mandare giù la piadina. Senti, l'ultima cosa, sì, voi funzionate talmente bene in questo film che tutti, a furore di popolo, chiedono che la coppia non si dissolva adesso. Avete in mente, avete pensato di fare qualche altra cosa insieme? Magari la serie? Allora, intanto 50, partiamo dal presupposto che il film deve ancora uscire. Esatto. 4 gennaio. Un velo di scaramanzia che mi attraversa, visto che è un periodo bellissimo in cui escono tante cose, ci saranno molti film in sala, quindi vediamo quanto verrà gradito dal pubblico. Poi magari avere questo problema di doverne fare un... Tu saresti pronto, Stefano? Io sono sempre pronto. La coppia con Fabio? Io nasco pronto. A me piacerebbe rilavorare insieme, ovviamente, sì, se questo film avrà un po' di seguito. Se no, no. Cioè, scusa, cioè voglio no, dire, ma se no... no, basta. No. Se ecco, non piace, no. Non a me sembra oggettivo che comunque... Insisti. Beh no, sì, però, magari non si capisce al primo colpo. C'ha ragione, secondo me, Stefano Accorsi, c'è la chimica. Va bene, c'è la chimica, indipendentemente. Capito? Ma io direi, scommetterei così a scatola chiusa. Perché a un certo punto il film finisce e lascia delle cose in sospeso. Noi vogliamo vedere la serie, la serie. Quando è finita, Gloria ha detto, e mo? E noi vogliamo vedere come continua. Ma si apre tutto un mondo in cui uno si immagina. Adesso vediamo, comunque, ne parliamo. Oh, una domanda io la devo fare per chiudere, so che siete molto di fretta e sono quasi perfettamente puntuale. Sì. Abbiamo dato un'occhiata a tante prime pagine, io vi chiedo, lo chiediamo a tanti, insomma, se ce n'è qualcuna che in qualche maniera vi resta negli occhi, vi torna negli occhi, certo, Chiede di Bologna ovviamente c'è, comunque purtroppo la prima pagina che ricorda la strage, di là nella parte della zona del bianco e nero, della zona della cronaca nazionale, però insomma ce ne sono tante. Ma io vado con quella che mi è cascata subito, sì, all'occhio, perché ho alzato gli occhi e quasi mi ha chiamato, che è l'ultimo mattatore. Gigi. Sì. Sì.
come vi arrivava a voi, che non siete romani, perché ovviamente ci abbiamo avuto anche tanti artisti romani in cui era normale che in qualche maniera che fosse una totale ispirazione, pensiamo ai comici, no? Sono artisti di tutti, nel senso che poi la lingua diventa solo uno strumento, non è identificativa per chi è romano, ma diventa di tutti, così come Totò era di tutti, come Troisi era di tutti, pur esprimendosi in un napoletano stretto. Sono artisti grandi, enormi, proprio perché riescono a oltrepassare la lingua e ad arrivare comunque a tutti. Poi diciamo che il romano e il romanesco in generale è molto praticato, siamo abituati a sentirlo, anche a capirlo. E poi è vero che, scusa, cioè, no, da piccolo io mi ricordo, a me gli occhi please, si chiamava così, no? Sì. La trasmissione, eravamo tutti super fan, cioè, e devo dire che poi il suo romanesco era un romanesco che ti dava, era evocativo, ma allo stesso tempo era comprensibile, perché chiaramente il romanesco più che un dialetto è una parlata, insomma una cadenza, però lui aveva proprio questa capacità comunicativa a 360 gradi. Cioè... Scusate, sì? Mi è arrivato un segnale radio da Marconi e dice che ve ne dovete andare. Sì. Salutalo tantissimo. Sì, lo saluto. Sì. Lo saluto. Un po' cioè, vicino, lo vedo, guarda, come sta? Sì, vicino, Marconi! Bridge, non c'era arrivato un bridge, capito? Un bridgetto, così, lo saluto direttamente. Non è che noi siamo proprio qui, hai capito, a raccogliere i fiori, insomma, va a pettinare, è un bridgino, Allora, Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, 50 all'ora, adesso credo che dovranno correre un po' di più perché gli ho fatto perdere 3 minuti sulle 17:40 pattuite, però grazie di essere stati. No, grazie, a tutti al cinema il 4 gennaio a vedere. Pronti? 50 Partenza? Via! Grazie.